Salve a tutti cari amici di YouTube, bentornati in compagnia di Guerz86. Come si può vedere dal video, siamo sempre con HTC One M8 perché ormai questo è il suo periodo. È uscito finalmente Android Lollipop 5.0.1 anche in versione italiana, quindi nei vostri HTC One M8 vi ritroverete questo update. In tanti già ho letto sulla community di Facebook che stanno chiedendo se devono fare un backup, se possono aggiornare tranquillamente. Assolutamente sì, è un update ufficiale, quindi non ci pensate nemmeno, ma andate a flashare il vostro update, chiaramente se avete il vostro M8 completamente stock, quindi senza root né recovery modificata. In quel caso lì dovete fare un'altra procedura, perché avendo modificato la recovery e non avendo più la recovery stock non potrete installare il vostro update ufficiale. Sostanzialmente cosa cambia in questo HTC One M8 rispetto a questo M8 in versione Gunmetal con a bordo Android 4.4.4 KitKat? Io ve lo faccio vedere, non fate caso al pacchetto icone che ho sul mio M8, ma non avevo sinceramente voglia di andare a formattare M8 per cambiare il pacchetto icone. Andiamo subito nelle formazioni software dei due modelli. Come si può vedere, 4.4.4 su questo M8, 5.0.1 su quest'altro M8. La versione Sense è sempre la 6 e, come si può vedere anche dal video, in questo caso abbiamo la solita ROM, ovvero l'Insert Coin. Abbiamo chiaramente la stessa versione del sistema operativo, che è la medesima sia sul 5.0.1 sia sul 4.4.4. se avete l'M8 cambieranno, immagino, la nav bar con i tasti soft touch. Questi sono i tasti modati da il creatore della Insert Coin. Come si può vedere, su M8 Lollipop sono un pochino più piccoli e su HTC KitKat sono un pochino più grandi. Stessa cosa avverrà con i tasti di Lollipop Stock. Né per quanto riguarda lo sblocco, la prima cosa che vi è cambiata sul vostro One M8 è la predisposizione appunto dello sblocco. Su Lollipop abbiamo il nuovo lucchetto, come cambia, abbiamo una nuova predisposizione a tutto display e abbiamo anche le nuove notifiche che bastano swipe verso il basso per interagire con la nostra notifica, e chiaramente abbiamo anche la possibilità di leggerla subito in anteprima oppure tornando indietro e tornando sempre nel menu delle notifiche. Con uno swipe ancora maggiore verso il basso abbiamo la possibilità di entrare attraverso i toggle rapidi che con KitKat erano sistemati in maniera diversa. Direi un passo in avanti, anche perché abbiamo subito i toggle rapidi a portata di mano e non dobbiamo più schiacciare il tasto in alto a destra. Un'altra novità chiaramente di questa interfaccia è anche lo spostamento del tasto delle impostazioni, che su Lollipop è subito nella barra del multitask, nella barra dello scorrimento delle notifiche, mentre su KitKat bisognava tornare indietro e poi andare appunto nelle impostazioni stesse. Quindi un passo in avanti, una scorciatoia in più. Un altro miglioramento che hanno chiesto in tanti è il nuovo multitasking di Lollipop. Allora, su KitKat era predisposto un menu a finestra di questo genere, su Lollipop abbiamo il nuovo menu a schede in stile Chrome. Non a tutti è piaciuto questo nuovo multitasking. Come tornare indietro? Attraverso appunto Lollipop ci basta premere su questi tre tasti, andare in impostazioni e cambiare il layout da visualizzazione scheda, cambiarlo in visualizzazione griglia. Ecco che il nostro multitasking torna in versione KitKat, quindi possiamo scegliere, e meno male che HTC ce lo fa scegliere, il layout per la visualizzazione scheda o griglia. Questa è la principale differenza. Poi novità a livello sostanziale, a livello di software non ce ne sono, abbiamo sempre la Sense 6.0, il layout è il medesimo, anche tutte le applicazioni stock come fotocamera, come messaggi, come dialer telefonico rimane tutto invariato, abbiamo sempre lo scorrimento
delle applicazioni sia in ordine alfabetico che nell'ordine personalizzato, come si può vedere anche dal video. Quindi poi sostanzialmente non cambia nient'altro di più. La boot animation è sempre la solita e le applicazioni sono le stesse, quindi non c'è un rinnovamento del layout grafico come è avvenuto per esempio nel Nexus 5. Sono queste le piccole principali novità di Android Lollipop 5.0.1. Io vi sottolineo anche la durata maggiore ancora della batteria, una stabilità software che è pressoché perfetta, mai nessun impuntamento, mai nessun delay, quindi il browser funziona al meglio, quindi direi un update, un upgrade del software che ci voleva per essere al passo con la concorrenza, e devo dire un update direi abbastanza importante. Per oggi è tutto e ci sentiamo al prossimo video.